Amici, bentornati sul canale 9000 giri di operazioni autosportive. Oggi presentiamo per l'ennesima volta quello che per noi è la soluzione ideale per dar voce a una vettura diesel, turbo diesel. In questo caso abbiamo una BMW X5 di ultima generazione, macchina molto recente, direi anche molto bella, appena acquistata dal cliente. E, come al solito, diciamo che la stragrande maggioranza dei clienti che hanno macchine turbo diesel, diciamo i due ambiti delle richieste maggiori che abbiamo sono o una modifica, un'ottimizzazione dei parametri della centralina elettronica per avere più coppie, più potenza e anche una riduzione dei consumi, oppure, o in alternativa o in aggiunta, un discorso che va a qualcosa che va a enfatizzare il sound del motore, perché come tutte le vetture di ultima generazione, il sound è praticamente inesistente. Come abbiamo spesso detto in video precedenti e lo ribadiamo ancora, modificare una linea di scarico di una vettura turbo diesel è controproducente, cioè non ha nessun senso, sia da un punto di vista prestazionale, perché andremo a decomprimere la linea di scarico e quindi a spostare la coppia in alto, quindi in basso la macchina si svuoterebbe troppo e quindi avremo un decremento di prestazioni, sia da un punto di vista di sonorità, perché ovviamente il timbro del motore diesel è un timbro basso, non è un timbro alto come potrebbe essere un motore a benzina, ovviamente un motore a benzina di cubatura diciamo medio o medio alta. Quindi la modifica sugli scarichi per quanto riguarda appunto le vetture turbo diesel, noi ci limitiamo sostanzialmente al discorso eventualmente del catalizzatore metallico, del downpipe col catalizzatore sportivo, nel momento in cui ci viene richiesta una preparazione già stage 2, già una preparazione di livello più avanzato, se no la linea di scarico noi non la tocchiamo. Come abbiamo già specificato svariate volte, troverete decine di video sul canale che parlano di questo sistema. Per avere diciamo una sonorità ottimale su una vettura turbo diesel, dal nostro punto di vista, poi ripeto, è una questione soggettiva, perché il sound è una questione soggettiva e anche l'applicazione di questo sistema noi lo reputiamo estremamente interessante, altri magari sono più propensi ad altre soluzioni. Comunque, dal nostro punto di vista, se un cliente ci chiede di enfatizzare la sonorità della vettura, questo sistema, che è l'ultima generazione del Sound Booster Max Aust in versione Bridge, è la soluzione assolutamente ideale, fra l'altro, essendo una versione evoluta che noi stiamo usando da circa 6 mesi rispetto alla versione precedente che era la Pro, che era già un ottimo prodotto, questo è veramente un prodotto di qualità superiore, cioè direi che sul mercato questo è lo stato dell'arte. Poi chiaramente l'evoluzione tecnica anche di questi sistemi si modificherà e migliorerà ancora nel tempo, però per il momento questa è veramente una soluzione ideale. E il timbro, proprio l'acustica e il timbro del sound è come avere uno scarico sportivo a tutti gli effetti. Quindi noi andiamo a montare un risuonatore, generalmente o lo montiamo all'interno della macchina, della vettura, nel vano dove c'è la quota di scorta, o ancora meglio lo staffiamo sotto in maniera tale da non creare buchi, non creare interferenze con la parte esterna verso l'interno. Poi, chiaramente, attraverso le prese aria che ci sono su tutte le macchine, nella parte posteriore, facciamo passare la cavetteria e alloggiamo le due centraline all'interno della vettura in modo tale che siano protette. La prima centralina è quella di gestione del sistema, col quale il cliente si interfaccia aprendo l'app con il suo telefonino, e la seconda centralina è una centralina Bluetooth con la quale appunto il cliente dialogherà con il suo telefonino, interfacciandosi poi al sistema Max Aust. È un sistema, come dicevo, eccezionale da un punto di vista qualitativo. Adesso sentiamo il suono, Mirko vi farà sentire magari un paio di sonorità. Quello che c'è da rimarcare sono sostanzialmente due cose. Uno, che è estremamente modulabile, quindi attraverso l'app il cliente può effettivamente, come dire, ritagliarsi quello che è la sua sonorità perfetta, quindi a livello di tipologia di suono, a livello di volume, a livello di effetti speciali tipo pop and bang, fart o cose di questo genere, uno riesce ad avere una sonorità come se fosse, non so, un V6 benzina con uno scarico completamente diretto. Altra cosa da tenere in considerazione è che è un componente assolutamente omologato, quindi sia che veniate fermati dalle forze dell'ordine, sia che abbiate la macchina in garanzia
garanzia, la portiata in assistenza. Il sistema è completamente omologato perché non tocca nessuna parte strutturale della linea di scarico. E ultima cosa, prima di farvi sentire il sound, che è un sistema, diciamo, riciclabile, anche se non è proprio il termine giusto, però diciamo una volta che uno deciderà magari di vendere la vettura sulla quale è installato il sistema, l'Active Sound Booster, uno lo smonta e lo può rimontare sulla vettura nuova, quindi anche a livello diciamo di costi uno non spende tutti i soldi. Se dovesse fare una linea di scarico su una macchina specifica, nasce e muore su quella macchina. Questo invece uno, diciamo, nel momento in cui è soddisfatto del prodotto, vende la macchina, recupera il pezzo e lo monta su una nuova vettura. Io direi adesso di sentire la sonorità dell'Active Sound Booster. Ecco, come sentite, questa è una delle sonorità, questa è un'altra, abbiamo cambiato il tipo di suono, questa è una sonorità più acuta. Ecco, questa direi che è la sonorità perfetta per una macchina di questo genere. Ok. Io lascerei su questa sonorità qua, perfetta. Ecco, quindi come avete potuto sentire, chiaramente la macchina, cioè il suono è legato al numero dei giri, in questo caso, come dicevo prima, la centralina va a intercettare il sistema CAN bus della macchina e quindi aumenterà o diminuirà la sonorità a seconda del numero dei giri effettivi della macchina. Quindi è un sistema veritiero, non è un suono che esce dalle casse, è un sistema diciamo con una sonorità fasulla, ma è un qualche cosa di veramente efficace e, ripeto, rimane sempre soggettivo come prodotto, però direi che il risultato fine a se stesso è un risultato assolutamente molto valido. Io direi che anche per questa BMW X5 3000 turbo diesel per oggi è tutto. Vi invitiamo a contattarci in sede, come diciamo sempre, per chiederci informazioni riguardo al Max House piuttosto che qualunque altra cosa. Io sono sempre disponibile dal lunedì e venerdì. Per il resto è tutto, vi chiediamo di cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale, perché reputiamo, per coloro che sono appassionati, che sia un canale estremamente interessante, in maniera tale da, iscrivendovi, da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! We'll be right back.